Senza famiglia, Ettore Malot. Ciavanon. Sono un trovatello, ma fino ad 8 anni ho creduto di avere una madre, perché quando piangevo c'era una donna che mi stringeva il petto, confortandomi e cullandomi. Per le sue buone parole, per le sue premure, le carezze e la dolcezza che usava nelle sue sgridate, credevo che fosse mia madre. Ecco come venne a sapere che ella era soltanto la mia balia. Il paesino dove venne allevato si chiama Chavanon ed è uno tra i più poveri della Francia. È situato in una regione poco fertile, pochi sono i campi coltivati. Tutto intorno si estendono macchie di erica e ginestra e lande desolate dove venti furiosi flagellano i radi arbusti. Sino agli 8 anni non ricordo di aver veduto nessun uomo in quella casa, ma mia madre non era vedova, suo marito lavorava a Parigi come scalpellino e da diversi anni non si faceva vedere. Di quando in quando qualche compaesano ci portava sue notizie. Comare Barberin, vostro marito vi saluta. Sta bene, lavora e vi manda questi soldi. Contateli. Una sera di novembre, uno sconosciuto si fermò al cancello e a me, che spezzavo una fascina in cortile, chiese della comare Barberin. Le dissi di entrare. Spinse il cancello e avanzò. Era tutto inzaccherato. Si vedeva che doveva aver camminato a lungo e per strade mal tenute. Mamma Barberino udì le parole del forestiero e corse. «Ho notizie da Parigi», disse con accento e tono insolito. Mamma Barberino si spaventò. «Mio Dio!» esclamò. «È successa qualche disgrazia a Gerolamo?» «Purtroppo sì. Ma non vi spaventate. Non è una cosa grave. Vostro marito è rimasto ferito, ma non è morto. Ora è all'ospedale. Sono stato suo vicino di letto e mi ha pregato di informarvi del fatto. Passando. Ma ora devo andare. Ho ancora 3 leghe da fare e la notte si avvicina. Mamma Barberin lo pregò di restare a cena. L'uomo si lasciò convincere e sedette a tavola. Mentre cenava, egli raccontò l'accaduto. Il povero Barberin era rimasto mezzo schiacciato da alcune impalcature che erano cadute e siccome quello non era il suo posto di lavoro, l'imprenditore rifiutava di pagarle l'indennità. «Io gli ho consigliato di far causa all'impresa», terminò l'uomo. «Una causa costa molto». «Sì, ma se vincete...» La mamma Barberin avrebbe voluto andare a Parigi e si rivolse al curato che scrisse al cappellano dell'ospedale. Dopo qualche giorno arrivò la risposta. Non doveva partire, doveva mandare una certa somma per iniziare il processo. A quella lettera ne seguirono altre e tutti chiedevano del denaro. L'ultima poi, la più pressante di tutti, diceva di inviare ancora denaro, anche a costo di vendere la mucca. Chi ha vissuto fra contadini sa che cosa sia per loro una mucca. Finché c'è quella, non c'è pericolo di morire di fame. Basta un bambino per farla pascolare e tutta la famiglia mangia la minestra col burro e il pane inzuppato nel latte. Anche per noi la mucca era l'unica riserva di vivere, eppure fu necessario venderla. Pochi giorni dopo la vendita della rossina era martedì grasso. L'anno prima mamma Barberin mi aveva fatto un bel piatto di frittelle con la crema, ma allora la mucca ci aveva fornito latte e burro. Quest'anno non ci sarebbe stato martedì grasso. Eppure mamma Barberin mi aveva fatto la sorpresa. Aveva chiesto una tazza di latte a una comare, un po' di burro a un'altra e quando rientrai a mezzogiorno la trovai che versava la farina in un tegame di terra. Indovinai subito tutto.
Ad un tratto sentì un rumore di passi nel cortile. Chi poteva essere a quell'ora? Non fece più caso a quei passi, che si avvicinavano perché mamma Barberina aveva calato nella padella un bel nastro di pasta bianca e non potevo distrarmi. Un bastone urtò contro la soglia e la porta si aprì bruscamente. «Chi è?» chiese mamma Barberina senza voltarsi. Era entrato un uomo e la luce del fuoco lo investiva in pieno. Aveva in mano un grosso bastone. «Si fa festa qui, eh?» «Non vi disturbate», disse rudemente. «Oh mio Dio!» gridò la mamma, posando la padella per terra. «Sei tu, Gerolamo!» Poi, prendendomi per un braccio, mi spinse verso l'uomo che si era fermato sulla soglia. «È tuo padre!» Mi avvicinai per abbracciarlo, ma egli mi tenne lontano con la punta del bastone. «Chi è?» «Remigio!» «Non mi avevi detto?» «Sì, ma non era vero!» «Non era vero, non era vero!» Fece qualche passo verso di me, col bastone alzato, ed io istintivamente mi ritrassi. Perché mi trattava così? Cosa aveva fatto? «Vedo che fate festa. Molto bene, perché ho una gran fame. Cosa c'è da cena?» «Stavo facendo le frittelle.» «Lo vedo, ma non puoi dare le frittelle a un uomo che ha fatto 10 leghe a piedi.» «Mi dispiace, non ti aspettavo e non c'è altro.» Egli si guardò intorno e... «Come non c'è altro? Lì c'è del burro.» Alzò gli occhi al soffitto dove in altri tempi eravamo soliti attaccare al lardo e doveva ora non pendevano che alcune resti di aglio e di cipolla. «Questa è cipolla», disse facendone cadere una con il bastone. «Tira via le frittelle e friggi le cipolle. Sarà una buona cena.» Io non avevo il coraggio di muovermi da dove mi aveva spinto col bastone e appoggiata alla tavola lo osservavo. Era sulla cinquantina. Il suo viso aveva un'espressione rude. La testa reclinata su una spalla a causa di una ferita rendeva il suo aspetto ancora meno rassicurante. «Vuoi preparare la cena con un pezzetto di burro così piccolo?» disse. Preso il piatto del burro lo fece scivolare tutto dentro alla padella. «Addio burro, addio frittelle.» Ma ormai un solo pensiero mi dominava. Quell'uomo rude era mio padre. «Invece di stare lì come un citrullo, metti i piedi in tavola.» Ubbidì immediatamente. La cena era pronta e mamma Barberin mise in tavola. Egli lasciò l'angolo del focolare e sedette a mangiare. Ogni tanto si fermava per guardarmi. Non riuscivo a mandar giù un solo boccone. Ero troppo turbato e ogni volta che mi guardava abbassavo gli occhi. «Non hai fame?» mi chiese. «No.» «Allora va a letto, dormi subito, altrimenti mi arrabbio.» Con un'occhiata mamma Barberin mi invitò ad ubbidire, ma la raccomandazione era inutile perché non avevo nessuna intenzione di ribellarmi. Come in molti casi di campagna, la nostra cucina era anche camera da letto. Mi spogliai e mi coricai, ma quando a dormire era un'altra faccenda. Ero troppo turbato e infelice. Quell'uomo era mio padre. Perché mi trattava con tanta durezza? Col viso rivolto al muro, cercavo di scacciare i tristi pensieri e di addormentarmi, ma non ci riuscivo. Dopo un po' sentii qualcuno che si avvicinava al mio letto con un passo lento e strascicato. Era certamente lui. Un soffio caldo mi sfiorò i capelli. «Ehi, dormi?» mi chiese. Non ebbi il coraggio di rispondere, tanto ero atterrito
dalla sua imposizione minacciosa. «Dormi», disse mamma Barberin. «Appena Leto si addormenta, puoi parlare liberamente. A che punto è la tua causa?» «L'ho perduta!» Batté un pugno sulla tavola e cominciò a imprecare con parole insensate. «Persa la causa, perso il denaro, storpio e in miseria. E come se non bastasse, torno a casa e trovo questo ragazzo. Perché non hai fatto come avevo detto?» «Non ho potuto.» «Non hai potuto portarlo ai trovatelli?» «Non si può abbandonare un bambino al quale si è dato il proprio latte.» «Quanti anni ha ora?» 8. «Andrà 8 anni là dove doveva andare prima. Non le farà piacere, ma sarà quel che si è meritato.» «Gerolamo, non farai una cosa simile.» «Chi me lo impedirà? Credi che si possa tenerlo sempre qui?» Per un momento vi fu silenzio. L'emozione mi sarava la gola in modo tale che mi sembrava di soffocare. Mamma Barberin si riprese. «Come ti ha cambiato Parigi? Prima non avresti mai parlato così.» «Può darsi, una cosa è certa. Parigi, come mi ha cambiato, mi ha storpiato. Come possiamo guadagnare da vivere anche per lui? Siamo senza soldi, senza mucca. Dobbiamo anche mantenere un ragazzo che non è nostro figlio?» «È mio figlio.» «Non è né tuo né mio.» «Lo guardavo a cena, è un ragazzo di città, troppo delicato, troppo magro.» «È il più bel bambino del paese.» «Sarà bello, ma non è robusto. Mangerà la sua bellezza?» «Con quale spalle può diventare un buon contadino?» «Non è un ragazzo che vada bene per noi.» «È un bravo bambino, svelto e generoso. Lavorerà per noi.» «Intanto dovremo lavorare noi per lui. Io non posso più lavorare.» «E se i suoi genitori lo ricercano, che cosa risponderai?» «Ma li hai i genitori? Dopo 8 anni, se li avesse, lo avrebbero ricercato e trovato. Sono stato uno sciocco a credere che avessi dei genitori e che un giorno ci avrebbero compensato per averlo allevato. Mi sono illuso perché era avvolto in belle fasce. Forse saranno morti.» «Il cuore mi dice che un giorno verranno a cercarlo.» «Beh, le manderemo all'ospizio. Ora basta. Questa storia mi annoia. Domani lo accompagnerò dal sindaco. Ora esco, vado a salutare Francesco. Tra un'ora sarò qui.» Uscì. Non aspettai che il rumore dei suoi passi si fosse dileguato dal tutto. Mi alzai chiamando mamma Barberin. «Mamma, mamma, non mi lascerai andare all'ospizio?» «No, Remigio, piccino mio», e mi strinse tra le braccia dolcemente. «Perché non dormivi? Hai sentito tutto quello che ha detto Gerolamo?» «Sì, ho sentito tutto.» «Tu non sei mia madre, ma neanche lui è mio padre.» «Forse avrei dovuto dirti la verità, ma ti sentivo tanto, figlio mio, che non volevo rivelarti la verità, se non per un grave motivo. La tua mamma vera non sappiamo chi sia. 8 anni fa, una mattina a Parigi, mentre Gerolamo si cercava il lavoro, ti trovò in un portone. Proprio in quel momento un uomo nascosto dietro un albero fuggì. Forse stava lì per vedere se qualcuno ti raccoglieva. Gerolamo non sapeva che fare perché eri piccino e strillava sempre più forte. Vennero altri operai e ti condussero al commissariato. Eri bello, ben nutrito e avvolto in belle fasce. Eri certamente figlio di gente ricca. Evidentemente eri stato rapito e abbandonato.
Prima di affidarti all'ospizio, il commissario chiese se qualcuno dei presenti voleva occuparsi di te. Certamente i tuoi genitori avrebbero fatto ricerche e ricompensato la brava gente che ti aveva raccolto. Gerolamo si fece avanti perché anch'io avevo un bambino della tua stessa età e potevo allattarne due. Così diventai tua madre. Il mio bambino morì ed io mi affezionai ancora più a te, dimenticando che non eri mio figlio. Ma Gerolamo non ha dimenticato e, vedendo che nessuno ti cerca, ha deciso di mandarti all'ospizio. «Ah, all'ospizio no!» gridai attaccandomi al letto. «All'ospizio no!» «No, piccino mio, non ci andrai. Ci penso io, Gerolamo non è cattivo. Ha paura della miseria, ma lavoreremo e anche tu ci aiuterai. Sì, tutto quello che vuoi, meno che l'ospizio. Sta tranquillo, non ci andrai. Ma ora dormi. Se Gerolamo torna e ti trova desto, sono guai». Così dicendo, mi abbracciò ancora una volta e mi fece voltare contro il muro perché mi addormentassi prima.